Benissimo. Allora, benvenuti a tutti a questo webinar organizzato da NetOne e da l'Istituto Universitario Sofia. NetOne è un'associazione internazionale chiamata NetOne, appunto Rete 1, Comunicatore per l'Unità, promossa dal Movimento dei Focolari, così come d'altronde l'Istituto Universitario Sofia. Siamo presenti, dovremmo essere presenti oggi da una trentina di nazioni diverse, delle più varie professioni della comunicazione. Sono presenti persone che si sono avvicinate a NetOne sin dal 2000, dalla sua fondazione, ed altre che sono invece qui presenti per la prima volta. Benvenuti a tutti, io sono Michele Zanzucchi, giornalista, scrittore basato in Libano, della Commissione Internazionale di NetOne e docente all'Istituto Universitario Sofia. Questo seminario è il primo di una miniserie di tre webinar dedicati alla grave crisi da coronavirus che stiamo vivendo da 3 mesi in qua, tutti quanti praticamente. Il secondo, e questo ve l'annuncio già, si terrà il 30 maggio e avrà come argomento, un argomento molto interessante, la rappresentazione della morte e del dolore al tempo del coronavirus. Mentre il terzo, che è fissato per il 20 giugno, si cercherà di fare il punto sulla rivoluzione digitale dopo questo coronavirus. Vorrei dare subito la parola a Daniela Ropelato dell'Istituto Universitario Sofia e responsabile dei Global Studies che con NetOne organizza questo webinar. A te, Daniela. Grazie Michele, e un saluto davvero di cuore a tutti. Anch'io sono particolarmente contenta di rappresentare qui la comunità accademica di Sofia, di portarvi i saluti del rettore e dei colleghi della faculty. Sono contenta che in quest'aula digitale oggi siamo davvero in tanti, anche perché l'invito è circolato tra gli studenti di Sofia, i dottorandi, i laureati. E poi anche fra i giovani del progetto di Sofia, Together for a New Africa, e poi fra i giovani di Sofia in America Latina, e anche fra quelli del Movimento Politico per l'Unità. Bene, tutto questo mi sembra che ci sottolinei in particolare un'evidenza che mi sembra importante, e uso l'immagine, che potrebbe anche sembrare un po' scontata, della rete. Proprio forse scontata perché ha soltanto due dimensioni lineari, quella orizzontale e quella verticale, eppure ci riporta un punto di forza che è sempre più irrinunciabile. Questo tempo ci chiede di non stare fermi e di intrecciare le nostre risorse, di far crescere perciò anche questo percorso su cui ci muoviamo insieme, che è una vision culturale, ma è anche capacità di progetto ed esperienza sul campo, come stiamo sperimentando, no? Tra Sofia Global Studies, appunto, e NetOne. Sofia Global Studies è nato per lavorare sulle relazioni, sui processi globali, per comprendere e per apprendere a intervenire sulla complessità delle sfide di oggi, con una prospettiva integrata, interdisciplinare e interculturale. E per questo la collaborazione con NetOne penso che di poterlo dire con certezza, per noi ha un'importanza strategica, perché sarebbe certamente, avrebbe poco senso, sarebbe difficile poter offrire qualcosa appunto di sensato se il lavoro accademico, se lo studio dei fenomeni comunicativi non fosse costantemente messo alla prova, verificato e spinto in avanti da parte di chi opera nella comunicazione, di chi riflette sui fatti dell'informazione e della comunicazione tutti i giorni e agisce di conseguenza. Ecco, mi fermo, io volevo soltanto dare un saluto e dire che siamo con voi dunque oggi soprattutto per ascoltare e per imparare. Buon lavoro. Grazie Daniela, grazie infinite. Saluto tutti quelli che nel frattempo si sono ancora collegati. Volevo solo darvi una piccola informazione sulle traduzioni. Per chi vuole tradurre, sentire una traduzione, c'è un'icona in basso che si chiama Interpretation e lì basta selezionare la propria lingua. Non selezionate il coreano, che non esiste, ma le altre sono disponibili. Ne approfitto anche per ringraziare il nostro regista Colette Burns e il nostro responsabile dell'organizzazione Franco Ropelato, senza i quali non ci sarebbe stato questo webinar e non ci sarebbe
e speriamo che ci sorreggano lungo tutta questa ora e mezza o due ore in cui cercheremo di stare assieme. Come introdurre questo webinar? Dunque, in questi tempi di coronavirus, in cui nella enorme infosfera sovrapposta al nostro pianeta si mescolano comunicazione e informazione dilettantistiche o professionali in un modo spesso inquietante, diventiamo tutti soggetti e oggetti di comunicazione e di informazione. Ciò è vero da sempre, ma il fatto di avere attraverso i sistemi digitali una platea pronta ad ascoltarci, e a volte possiamo anche credere di essere d'improvviso diventati dei professionisti, ma non bastano i like o le condivisioni per diventare grandi giornalisti. I nostri neuroni in questi tempi sono sottoposti ad uno stress da sovracomunicazione, che a un certo punto spesso stacchiamo la presa, magari proprio quando ci sta arrivando l'informazione utile che da tempo aspettiamo. Il fatto è che la qualità dell'informazione viene messa a dura prova dalla quantità dell'informazione che ci sta avvolgendo. In realtà, analogamente a quanto sta avvenendo nel nostro corpo, ci stiamo creando degli anticorpi contro la iperinformazione e la ipercomunicazione. Finito il lockdown, che sta cominciando adesso il ritorno alla normalità, e speriamo che non accada tra qualche anno, ma solo tra qualche settimana o qualche mese al limite, ci accorgeremo, questo ne sono convinto, di saper gestire meglio il nostro mondo comunicativo e informativo digitale. Avremo ritrovato il senso dell'importanza della comunicazione reale, fisica. I limiti, avremo capito anche i limiti del virtuale, ma nello stesso tempo saremo aperti, avendo compreso quanta importanza ha il digitale. In questo periodo ne abbiamo usato in modo a volte esagerato, ma anche molto utile. Allora, questo è il primo di tre webinar. Il secondo avrà, lo ripeto per quelli che si sono collegati, avrà come tema la narrativa della morte e del dolore al tempo del coronavirus, e il terzo sulla situazione del mondo digitale nel suo complesso. Perché dico questo? Perché il nostro mondo dei comunicatori ha una enorme, enorme quantità di argomenti che dobbiamo affrontare. Noi rischiamo sempre di diventare dei tuttologi. Dovremmo essere invece capaci di armonizzare le diverse conoscenze per proporre una reale crescita della coesione sociale, della capacità che abbiamo di comprendere la realtà. Teilhard de Chardin, il filosofo antropologo visionario, preconizzava nel suo studio delle grandi ere umane, penso soprattutto al libro Il fenomeno umano, preconizzava l'avvento di una società fraterna e altruista, ma passando per un'infinità di stadi intermedi, e ciò attraverso il contributo accumulato e moltiplicato di tanti e tanti umani creativi desiderosi di una sempre maggiore umanizzazione delle nostre società. Con la creatività delle idee e del dialogo, noi potremmo riuscire ad umanizzare anche il nostro mondo della comunicazione. Passiamo alle cose serie, dopo questa introduzione. Vorrei introdurvi il primo dei nostri panelisti, Riccardo Barlam. Riccardo Barlam, che è un giornalista italiano, corrispondente del Sole 24 Ore a New York, che è la città al mondo più colpita dal coronavirus, anche se Wuhan e Milano fanno una grande concorrenza, una tragica concorrenza a New York. A lui chiediamo di raccontarci, attraverso la sua esperienza diretta, quali siano i principali cambiamenti
che l'informazione regista al tempo del coronavirus. Siamo qui allora per questo webinar. Vi ricordo che dovremo terminare verso le ore 7.30, 7.45, ora italiana. Chi volesse, questo lo dico e lo ripeterò, chi volesse nel corso del programma inviare le proprie domande può farlo direttamente sullo schermo cliccando sull'icona Q&A, Question and Answer, in basso sullo schermo, mettendo le loro domande. Diamo la parola quindi a Riccardo. Intanto, ciao a tutti, mi sentite? Bene. Ecco, è molto bella questa possibilità anche tecnologica e di essere insieme a almeno 147 persone che ti ascoltano e ti guardano da tutto il mondo. Questo è veramente io ricordo la famosa antenna che era nella casa di Chiara Lubich per fare il collegamento e per dire che la tecnologia attuale è davvero ha degli aspetti positivi bellissimi. Prima di cominciare volevo un incontro in NetOne, qualcuno ricordava che proprio poche ore fa è morto un Mark Rose, che era un regista australiano che faceva parte... Ne parleremo alla fine di questo collegamento. Ecco, io volevo solo ricordare anche Silvano Gianti, che è un altro giornalista che faceva parte della rete, che aveva una sensibilità e una passione, un cronista di strada lo chiamerei, che è morto qualche settimana fa all'improvviso, e quindi prima di cominciare volevo solo ricordare, poi voi sicuramente spenderete parole migliori. Come si comporta il giornalismo nell'era del coronavirus? Io provo a raccontarvi brevemente quello che faccio. Io, forse qualcuno di voi mi conosce, nei primi incontri in NetOne avevo raccontato la mia esperienza con l'Africa. Seguivo per tanti anni per il mio giornale le questioni africane. Io lavoro per il quotidiano, diciamo, finanziario italiano, che si chiama Il Sole 24 Ore, e per la radio, che è una radio nazionale, che si chiama Radio 24, e per il sito di News. E da 2 anni mi hanno chiesto, dai posti, diciamo, più poveri del mondo, di passare a occuparmi della prima potenza mondiale negli Stati Uniti. E quindi io sono un giornalista accreditato alla Casa Bianca. E le mie giornate, ogni giorno sulla mia mail arrivano 20-30 mail dalla Casa Bianca con tutto quello che fa, che dice, l'agenda del giorno dopo, gli incontri, il presidente americano. Il mio lavoro è quello di seguire diciamo, principalmente la politica americana. E diciamo, la prima cosa da dire è che questa crisi del coronavirus, per quanto mi riguarda, ha cambiato tutti i piani del mio lavoro, perché per esempio le elezioni americane, io ero in Texas a seguire le primarie democratiche e ricordo sono stato nel sud del Texas a visitare Brownsville, che è questa città dove qualcuno ricorderà 2 anni fa, mi sembra, o un anno e mezzo fa, c'era una foto molto forte di questo padre che cercava di attraversare il Rio Bravo con la figlia e che, insomma, sono annegati nel passare il fiume dal Messico agli Stati Uniti. Io ero lì, sono andato lì per vedere perché avevo in mente di raccontare questo paese, di raccontare com'è l'America oggi, che è un'America divisa in due, è un'America polarizzata, il contrario di quello che cerca di fare NetOne. Direi che questo presidente attuale ha fatto della divisione la sua forza, no? E quindi adesso è un momento, come dire, da un mese e mezzo di... è un po' come il tutto crolla. Questa pandemia, io da italiano, come dire, rispetto agli americani, ho sentito prima degli altri l'urgenza di fare attenzione, perché... vivevo di riflesso quello che succedeva in Italia, guardando banalmente le foto, vi ricorderete, di Bergamo, dove la notte uscivano questi camion dell'esercito con le bare che non riuscivano più a trovare posto.
E quindi, diciamo, dall'inizio di marzo sto vivendo questo autoisolamento. Adesso in realtà sono in Italia, ma ritornerò presto negli Stati Uniti. E cosa è cambiato? È cambiato che praticamente ogni giorno sono in prima linea, perché il mio lavoro adesso è raccontare com'è la pandemia nel posto dove questa pandemia è più forte, con tutti i problemi che ci sono, e problemi soprattutto di sanitari, ecco, e sia per la radio, sia per il giornale, e poi raccontare la presidenza Trump, che non è esattamente una cosa semplice a volte, perché questo presidente, così diverso dagli altri, ha cambiato il modo di comunicare, la comunicazione politica, con l'uso dei social, di Twitter. Non avviene come in passato, per cui c'era la conferenza stampa alla Casa Bianca ogni giorno e sapevi quello che succedeva. Adesso basta un tweet di notte e ti cambia il mondo. E quindi è un esercizio, se vogliamo, di full immersion rispetto al giornalismo, alla realtà, a quello che succede. Solo in questo momento è come un momento di guerra, perché ci sono morti, ci sono tanti morti. È una tragedia dell'umanità, una tragedia mondiale, e quindi raccontare quello che succede, come dire, c'è sempre un aspetto, come dire, di coscienza, di etica, perché se l'uomo più potente del mondo ti dice che se ti fai un'iniezione di disinfettante guarisci, se tu sei onesto non puoi. Questa è la storia. La devi raccontare. Però hai il dovere, davanti a quello che sta succedendo, di cercare di studiare, approfondire, di dare per quanto possibile una completezza dell'informazione che tenga conto di tutti gli aspetti della vicenda. E finisco. Prima Michele diceva che i social hanno cambiato tanto, ci sono tanti che sui social si sentono giornalisti, no? Io li chiamo leoni da tastiera. Ecco, in questo momento è molto importante la qualità dell'informazione, perché appunto è un momento anche in cui l'informazione corretta può fare la differenza per cambiare i comportamenti delle persone, per non far ammalare altre persone. Ecco, e quindi a volte mi è capitato in questi 2 anni, per esempio, di dover dire delle cose e di dover essere anche criticato, perché, non so, una volta ho raccontato una storia appunto dell'immigrazione, del Messico, e ho definito il presidente Trump, le sue politiche xenofobe contro gli stranieri. E voi non potete immaginare cosa è successo il giorno dopo su Twitter. Ovviamente i commenti negativi sul mio racconto di questa questione. Quindi è un lavoro molto delicato, perché sono molto esposto e qualsiasi cosa ti sparano addosso. Però ancora di più in un momento come questo, come dire, uno, l'impegno, l'attenzione alla qualità, a verificare le fonti, ad approfondire, e poi questa specie di voce dentro che ti dice, che abbiamo tutti, sì, questo è vero, ma devi dire anche questa cosa qua, la devi dire, in qualche modo la devi dire, non puoi non dirla. E un po' questo fa la differenza, il fatto, secondo me, etico, di coscienza, che alla fine è quell'autorevolezza che le persone ti riconoscono, perché dopo un po' sanno che se tu dici una cosa, bene o male, qualcuno ti crede. Ecco. E quindi la differenza è quella che diceva Michele, e la qualità viene da come noi lavoriamo come operatori dell'informazione, che poi alla fine è come noi siamo uomini o donne. Quindi come siamo integri, veri, cerchiamo di essere uomini o donne veri, e nel stesso momento, quando diventiamo professionisti della comunicazione, è esattamente la stessa cosa. Io avrei finito qua. Grazie Riccardo, grazie averci introdotto in questo webinar.
ricordandoci alcuni elementi fondamentali delle nostre professioni, in particolare della professione giornalistica. Noi di NetOne certamente a Sofia mettiamo molto in luce l'aspetto etico delle nostre professioni, la testimonianza che deve venire anche dall'integrità della vita in quanto professionisti. Ecco, credo che di questo ne parleremo molto in questa serata. Andiamo avanti rapidamente. Passerei la parola a Alberto Barlocci, il quale non è dal vivo presente perché purtroppo si scusa, ma ha delle lezioni, insegna anche all'università. Si scusa per doppiamente per non essere presente, anche perché nel corso dei minuti del suo intervento udiremo la presenza di Antonia Ignazia, che è la sua cagna. Va bene, questo è un piccolo dettaglio, abbiate misericordia, chiede misericordia Alberto Barlocci. Chiedo a Colette di mettere in onda l'intervento. Ecco, mi si chiedeva se si può riscontrare una maggiore attenzione alla verità, una maggiore fiducia in un'epoca di fake news. Credo che ci sono vari livelli di discussione su questo tema, vari livelli di analisi e quindi anche di discussione. Diciamo che sicuramente la pandemia ha sviluppato anche una maggiore adesione, a una maggiore attenzione alla verità, forse anche nei mezzi di comunicazione, ma anche in generale nelle persone. Credo però che ci siano tutte e due le tendenze, nel senso che, in genere queste situazioni fanno anche paura, suscitano anche tanto timore, e di fronte al timore molte volte si reagisce anche con una maggiore adesione alla verità, una maggiore spinta a cercare il bene, a cercare quello che è più costruttivo. Quindi sicuramente mi pare che ci sia anche in questo senso una maggiore attenzione, anche perché da tempo si constata il moltiplicarsi delle fake news e delle post-verità, per cui c'è anche una reazione molto spesso anche nella società civile, con dei siti o delle organizzazioni che si dedicano a smantellare certe teorie false o certe notizie false. Quindi questo mi pare che si può dire che c'è, ma allo stesso tempo c'è anche tanta gente che continua a diffondere notizie false, e qui ci sono vari livelli, nel senso che ci sono coloro che in modo irresponsabile, senza avere grandi conoscenze o grandi competenze su certe aree, costruiscono delle teorie e le diffondono, e quindi basta vedere quello che si è parlato di complotti, di creazioni in laboratorio del virus e cose del genere. Ma basta vedere anche prima della pandemia cosa succedeva, cosa andava in giro. E questo è magari effetto di poca competenza su certi temi, molte volte coniugata anche dal tanto tempo libero di tantissime persone che non hanno molta educazione all'uso dei media, all'uso delle reti sociali, e che quindi sono diventati diffusori, eco di queste idee, di queste notizie. Quindi, come dire, una certa intenzionalità, ma anche limitata da queste cose, che ci conduce a un altro tipo di problema al quale accennerò dopo. C'è poi anche invece una certa intenzionalità, cioè di coloro che hanno capito che la notizia falsa può essere anche un giochetto che si può utilizzare politicamente per avere un determinato reddito, e che la usano, continuano a utilizzarla. In Brasile la famiglia di Bolsonaro, del presidente Bolsonaro, in questo momento è sotto inchiesta perché sarebbero responsabili o dietro un sito web che si dedica a questo tipo di cose. Basta vedere anche come il presidente Bolsonaro ha costruito la sua campagna, come l'hanno costruito molte altre persone che non leaders, che non sono molto fanatici della democrazia, o come usa questo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. E poi un altro tipo di problema, e qui mi unisco, torno sul fatto che dicevo prima, di tanta gente che diffonde nelle reti sociali notizie che non sono verificate,
e che ha a che vedere sul come si costruiscono le conoscenze in questo periodo, che è una costruzione molte volte erronea, molte volte non è rigorosa, è una costruzione che si basa sulla faciloneria, sull'approccio senza approfondirlo, e che sta denotando un problema che abbiamo, culturale, di come viene costruito il conoscere, di come arriviamo a prendere determinazioni sulla base di informazioni che sono incomplete, non sono rigorose, non sono emesse da persone che sono competenti e che molte volte riportano errori, no? Hanno dei problemi proprio di questo tipo. E questo è sicuramente una questione importante, anche perché questo non avviene solamente a livello di persone, di famiglia, persone che hanno un tempo e lo dedicano a queste tematiche, ma le più grosse fake news, no? O le più grosse post-verità, sono state emesse da teorie che hanno cercato di affermarsi durante questi anni, questi ultimi decenni, sulla base di un ragionamento che non era per niente rigoroso. Se io penso a coloro che sono stati gli strenui difensori dell'idea che il mercato è assolutamente capace di risolvere tutte le crisi e che non bisogna intervenire nel mercato per lasciare che da solo risolva questi problemi, e che oggi sono smentiti dai fatti, perché questa ennesima gigantesca crisi economica che si sta sviluppando, il mercato non sarà capace di risolverla e non potrà farlo se non c'è un intervento delle autorità pubbliche e con di differenti modalità di intervento, e questo non sarà possibile risolverlo. Ha giocato in certo modo a smantellare anche la capacità di produrre idee sulla base di una verificazione, sulla base di una rigorosità del pensiero che non c'è stata. E sono state delle grosse fake news, sono state delle grosse post-verità sdoganate e diffuse tranquillamente durante decenni. Quindi c'è questa situazione, diciamo, cioè, è di base a quest'altra situazione che si è verificata in questo tempo attraverso la pandemia, ma che credo che ci lancia la sfida a noi dei media di aiutare a lavorare, a diffondere e a costruire un pensiero che sia frutto di un pensare rigoroso, corretto, vogliamo usare il termine epistemologico, epistemologicamente serio e ben definito. Ecco. Allora, auguri e buona continuazione con l'attività. Allora, grazie a tutti, ringraziamo, grazie Alberto. Non vi avevo detto che Alberto parlava dal Cile, è un giornalista e docente di scienze politiche all'Università della Serena in Cile. È un osservatore attento della realtà politica e comunicativa nello stesso tempo. Noi siamo obbligati a seguire oramai in questo momento l'attualità partendo dalla complessità del reale. Il reale non è mai semplice, va sempre affrontato con più vari punti di entrata. E noi siamo un po' dei registi di questa interpretazione che cerchiamo di fare. Terzo panelist, Paul Tott, è ungherese, è già decano della Facoltà di Comunicazione all'Università di Budapest e ora docente a Sofia. A lui chiederei, da grande esperto di processi dialogici, se appunto si riscontra oggi un approccio più dialogico nelle professioni della comunicazione. A te la parola, Paul. Ecco, grazie, grazie, saluto tutti. Io da tempo osservo l'azione dei giornalisti, il lavoro dei giornalisti. E vedo che, diciamo, in genere un giornalista è un agente individuale, se non solitario, perché è innestato in rete di relazioni fra colleghi, redazione e così via. Ma quando svolge il suo lavoro proprio, nella maggior parte dei casi, lavora individualmente, come un insegnante che anche alla scuola fa parte del
del corpo docente della scuola, però quando entra in classe chiude dietro di sé la porta e agisce da solo con i ragazzi. E oggi sappiamo che sarebbe molto più efficiente se avessimo almeno due insegnamenti per una classe che si aiutano a vicenda. Allora io mi sono domandato, e i giornalisti lavorano loro in team, due e tre, e possiamo dire che diciamo in questi team c'è un lavoro più efficace? Ho esaminato per esempio adesso l'elenco dei vincitori del premio Pulitzer. Un attimo, io voglio condividere adesso lo schermo, un attimo, dove ci sono giornalisti, scrittori, artisti singoli, ma anche dei team. Così quest'anno la medaglia d'oro nella categoria di public service, il giornalismo per il bene pubblico, è andato all'Anchorage Daily News per una serie di articoli intitolati Lawless, senza legge, che hanno raccontato la difficile situazione di alcune località dell'Alaska. Un pezzo di giornalismo investigativo di un gruppetto in stretta collaborazione fra loro nel rilevare i fatti. Poi, alla presentazione del volume, aspetta, direi, lo faccio adesso, non mi ricordo. Ecco, del volume di Michele Zanzucchi, nostro conduttore, e di Massimo Tosti sulla Siria, una guerra contro i civili, ho ascoltato con stupore il racconto di Michele sul loro operare insieme, un giornalista e un politico a rotelle, che esplorano insieme, dialogando fra loro, la vita delle persone che hanno voluto rimanere nella loro patria distrutta. Un giornalista abituato a correre prende il ritmo e la prospettiva di uno che viaggia sulla sedia a rotelle. E qualche anno fa abbiamo realizzato con NetOne un progetto su come raccontare le migrazioni. Siamo andati insieme in diversi luoghi caldi, in Italia, Grecia, a Libano, con un gruppetto di 10-12 giornalisti di diversa provenienza, italiani, tedeschi, sloveni, ungheresi. Ad Atene, vediamo adesso sullo schermo, siamo andati al porto di Pireo per visitare tre campi di rifugiati. Siamo stati nel Parlamento greco per parlare con il partito al governo e con l'opposizione. Poi un incontro con il mondo ecclesiale e civile in servizio ai rifugiati. Abbiamo voluto chiamare questo modo di fare giornalismo, giornalismo dialogico. Abbiamo avuto durante questi anni anche modo di riflettere, andare alle conferenze, alle università, su che cosa sia questa collaborazione giornalistica, e se c'è qualcosa in più rispetto all'azione individuale. Io vorrei fermarmi con voi solo un minuto su questo quadro, perché per gettare una luce per un attimo sulla natura antropologica della comunicazione umana. E oggi abbiamo ampliato il modello della comunicazione. Non vediamo soltanto trasmissione di messaggi, e neanche solo una reciproca interazione fra le parti, ma prima di tutto condivisione di conoscenze di diverso tipo, di risorse per risolvere problemi, per passare in una condizione più favorevole, per sopravvivere semplicemente. Dunque, l'Homo sapiens non è un agente solitario. Vedete, questa è una scena raccolta di funghi, no? Uno raccoglie un fungo e fa vedere alla sorella, alla madre, e magari chiede se possiamo mangiare questo, è un fungo bello, ma è consumabile, e così via. Tante volte la risposta
è decisiva se si sopravvive o no, perché se si mangia funghi velenati, anche, guardate, c'è un'altra immagine di questa situazione originaria di agire insieme. Questo è un team di medici che sta operando un malato. E se è così, se antropologicamente l'azione umana richiede una triangolazione, significa essere rivolti tutti noi alla cosa, al mondo, ai fatti, e stare in relazione fra di noi, dialogando fra di noi, aiutandoci. E tante volte, se il nostro giudizio è falso o giusto, capiamo dalla reazione degli altri, non semplicemente dalla nostra esperienza. Allora si domanda perché è così che in tanti campi noi siamo solitari oppure solo individuali. Io credo che la distorsione della crisi della cultura odierna risale a questo fatto. Dobbiamo imparare di nuovo, lavorare insieme, anche se questo costoso, costa più tempo. Naturalmente per i giornalisti non si può pensare che devono fare ogni azione giornalistica in team, ma ci sono questioni di spicco come le migrazioni, il riscaldamento dell'ambiente e anche adesso la situazione del coronavirus che richiedono momenti di affrontarli insieme, dialogando, rivolgendosi alla realtà. Io ho avuto modo adesso di partecipare a qualche webinar, no? Dove si assisteva a questa scena. Per esempio la situazione del coronavirus nel campo dei rifugiati fra la Grecia e Turchia. La situazione in Siria della popolazione che soffre non soltanto da una crisi economica, distruzione, 10 anni di guerra, ma anche si aggiunge adesso la situazione del coronavirus. E dialogare esperti sulla piattaforma, adesso online, su Zoom o su altre piattaforme, si ascolta gli esperti che illuminano la situazione di diversi punti di vista. Se vogliamo, è una scena interdisciplinare o multidisciplinare. E poi ci sono tante domande da parte di chi ascolta e questo ti porta a una precisazione, chiarificazione di una situazione che a mio avviso raramente accade se non in questa situazione, e io vedo che si aumenta anche la sensibilità di necessità di avere informazioni. Io mi sono fatto anche la domanda, e noi che siamo consumatori, siamo interessati a veramente conoscere i fatti? E questa è un'altra novità in questo momento, perché magari sulle migrazioni oppure sul riscaldamento dell'ambiente noi eravamo tentati di sentire delle narrative che ci fanno dormire bene la sera, una favola, capito? E non veramente la verità. Ma adesso che tocca a noi personalmente, siamo noi anche interessati. E questo è molto importante, no? Due fattori. Una tendenza, e spero che non sia soltanto un'osservazione mia, un sogno, ma una tendenza che adesso vediamo l'efficacia, dialogo fra i giornalisti rivolgendosi alla realtà insieme e anche fra i cittadini, una nuova coscienza di voler avere la verità, l'accesso ai fatti. Io volevo solo fare pubblicità, no? A una iniziativa che stiamo facendo con alcuni che chiamiamo Sofia Network for Eastern Europe, che dovrebbe essere una piattaforma adesso permanente dove esperti e studenti giovani soprattutto dialogano fra di loro sulle questioni attuali. E avevamo dato questo titolo, no? Che noi vogliamo fare un passo dal webinar dove magari parliamo noi esperti e c'è qualche domanda, a un web dialogue dove c'è l'esperto o ci sono gli esperti, però vengono fuori anche i cittadini, se vuoi i consumatori. Un esempio, abbiamo avuto Maddalena Maltese, che tanti di voi conoscono, che adesso sta negli Stati Uniti, e lei ha fatto un tema sulla delinquenza organizzata e cosa possono fare i cosiddetti grassroots movements
Allora, tutti i movimenti di cittadini che si organizzano dal basso contro la... Allora, per noi che siamo cresciuti in questi paesi dell'est dove non c'era tanta iniziativa cittadina, era uno spettacolo vedere la reazione dei giovani che sono rimasti dopo la connessione ancora ore e ore per discutere, no? E questo è una Sophia Living Room Conversation, ok. E questo benissimo. Alla fine, un team, ho finito, no? Che ragazzi, giovani, che stanno organizzando questa cosa. Grazie. Grazie Palco. Ringrazio Palco Tot che ci ha sempre aiutato, è stato il responsabile, il coordinatore di NetOne a livello internazionale prima di Stefania Tanesini, e ci ha aiutato sempre a alzare lo sguardo dalla nostra professione di giornalisti, che ci porta ad essere talmente legati all'attualità da non capire che l'attualità deve essere, per essere interpretata, ha bisogno di uno sguardo dall'alto. Ecco, Palco ci ha aiutato numerose volte, a cominciare dalla tournée che abbiamo fatto cercando di capire l'immigrazione verso l'Europa, ci ha aiutato sempre ad alzare lo sguardo. Siamo in un webinar, qualche breve domanda in questo momento chiederei a Anna Moreno, che poi ci parlerà, di porre una domanda ai nostri due relatori presenti, a Palco e a Riccardo. Prego, Anna. Ciao, mi ascoltate? Sì, va bene, vai. Ciao a tutti. Allora faccio la domanda subito. I cittadini sono sempre più informati dalle reti delle media, social media, in cui le notizie false e fake news corrono alla velocità della luce, ma allo stesso tempo esigono professionalità e obiettività dai giornalisti. Per esempio, nella Spagna c'è anche un terzo fattore, che è quello di che l'ideologia entra sempre più nelle cronache. Allora la domanda: come recuperare la vocazione del giornalismo con la verità, l'umanità, e recuperare anche la fiducia dei cittadini? Chiederei adesso a Fabio Colagrande se c'è una domanda da porre ai nostri relatori. Sì, grazie Michele. La domanda che volevo fare si riferisce la domanda che volevo fare si riferisce sempre all'universo dei social network. Giustamente Riccardo Barlam parlava dei leoni da tastiera, degli utenti dei social che li utilizzano in maniera scriteriata, diciamo così. Ma la mia domanda ai colleghi è questa: non credete però che i social siano anche uno stimolo molto positivo per noi giornalisti, cioè ci obbligano a una ricerca, a un approfondimento, a una chiarezza, a una capacità di sintesi che altrimenti, se non avessimo questi interlocutori, forse non avremmo spontaneamente. Ecco, io credo che i social siano anche uno stimolo a fare meglio il nostro lavoro. Volevo sapere se sono d'accordo o no. A voi la parola, allora, prima Pal Tot e poi Riccardo. 2 minuti per ciascuno per rispondere. E, allora, io credo che assolutamente che i social sono una possibilità. Io vedo però diciamo, la grande tentazione dei social, soprattutto di Facebook, di creare delle bolle di interpretazione, gruppi chiusi, che si comunicano fra di loro e non hanno contatto con gli altri. Allora qui per me la sfida, come noi possiamo aiutare a gestire la diversità e l'accoglienza dell'altro. Per me, diciamo, una bella iniziativa è della rivista Zeit in Germania, l'azione che loro chiamano La Germania parla. In parte si sentiva anche di questa iniziativa in Italia, che mette insieme cittadini attraverso i social, che sono di diversa opinione ma si abitano a vicino, per farli dialogare e capire perché l'altro pensa, capire le profonde motivazioni dell'altro.
capire perché l'altro pensa diversamente. Allora, scopo non è di mettersi d'accordo o creare un consenso, ma capire profondamente l'alterità dell'altro e prendere una birra insieme e fare una selfie e mandare nella redazione. E questo io trovo interessante e sono assolutamente positivo. Riccardo? Mi sentite? Sì, allora, sì, vai. Intanto a Anna Moreno volevo dire questo, che ci sono tante possibilità di essere informati oggi, fin troppo, no? C'è questa, diceva Michele, anche iperinformazione. E allora, la differenza tra chi fa questo lavoro di professione può essere già una scriminante, perché chi fa questo lavoro di professione, bene o male, dovrebbe, perché poi nel giornalismo ci sono... appunto sempre di più, lo diceva anche lei, quando ci sono dei racconti di storie si tende a c'è una possibilità che venga ideologizzato, però per dire, in tutti i paesi ci sono dei giornali fatti da professionisti che sono quantomeno affidabili in quanto a sforzo di completezza dell'informazione, cioè non dire solo una parte della verità, ma cercare di dire anche l'altra. Non si può dire questa è la verità, ma cercare di dire questo è bianco, ma è anche nero. Penso negli Stati Uniti al New York Times, ad esempio. Anche se abbiamo visto che anche un'icona nel giornalismo mondiale come il New York Times è accusata di essere faziosa dall'attuale presidente. E qui veniamo al discorso dei social che chiedeva Fabio. Molto velocemente, vi ricordate che negli Stati Uniti le elezioni americane sono state nel 2016 probabilmente senza i social non sarebbero andate a finire così. E così un altro evento che ha cambiato, dove i social hanno cambiato un po' la storia del mondo, è Brexit, perché c'è stato un esito fino al primo giorno imprevisto. C'è stato questo scandalo enorme, vi ricordate, di Cambridge Analytica, si è scoperto che c'era questa società di comunicazione politica che mandava dei messaggi per cercare di le persone a votare in un certo modo. E questo c'è ancora, i social da un lato sono una cosa bellissima perché permette di essere in contatto con tante persone, insomma è un modo anche, proprio un agorà virtuale, ma dall'altro ci sono anche dei rischi, dei pericoli, fino a quando non gli stati non decideranno di dare delle regole di comportamento. Adesso loro si stanno autoregolando, per esempio per le prossime elezioni presidenziali, però sono regole che si danno da soli, come policy aziendali, ma il problema è che queste grandi società tecnologiche, 4-5 società, sono più forti di interi stati, e questo per la democrazia non è una cosa positiva, ecco. E quindi sì, ci sono degli aspetti positivi, ma ci sono tante criticità, secondo me, nei social che vanno considerate e non prese, non possono essere prese alla leggera, quantomeno tutto il discorso sui dati, sulla privacy. Provate a fare una qualsiasi scelta su Google, vedrete che quando andrete sui social o su qualsiasi sito, questa scelta che voi avete fatto su Google per cercare, non so, una scarpa nuova o un nuovo tipo di tè, vi inseguirà. La stessa cosa per la politica, per le scelte legate alle opinioni, dove però sono in gioco anche delle cose più importanti. Grazie Riccardo. Una domanda che arriva da Maria Cristina Castro. A cosa si riferisce con l'umanizzazione della comunicazione? Non rispondo direttamente, anche se ho usato questa espressione, perché credo che soprattutto Palco Tota ha già risposto. L'umanizzazione della comunicazione, dell'informazione, direi, soprattutto è che sia nel punto di partenza che nel punto di arrivo ci sia una maggior presenza dell'essere umano e della persona umana che venga presa in considerazione così com'è, ma anche in tutto il percorso tra l'emettore e il recettore ci possa essere sempre la considerazione assoluta della priorità dell'essere umano sul resto. Passiamo ora la parola a Anna Moreno, che è giornalista in una televisione locale spagnola, ha due figli, lavora
da anni in campo, ha fatto una scelta professionale per consentire anche alla sua famiglia di vivere, a lei chiederei se chi lavora in un servizio pubblico, lei che lavora in un servizio pubblico, ha potuto riscontrare in questo periodo una certa moderazione dello scandalismo e della spettacolarizzazione di cui la nostra società dello spettacolo e noi giornalisti siamo purtroppo vittime. A te la parola. Allora, spero che tutti mi sentite bene. Vado a parlare l'italiano. Benissimo. Anche. Ok. Se, grazie come dice di parlare Michele, italiano. Sono dalla Spagna. Allora, io vado a fare così perché voglio che voi potete vedere dove, da dove vi sto parlando. Quindi, vedete che qui c'è Zaragoza, che è la città dove io abito, e vicino tra Madrid e Barcellona, e questa è la mia regione. Vi lo racconto perché questa è la regione nella TV pubblica dove io lavoro. E come una immagine vale più di mille parole, vi faccio un piccolo esempio. Vi dico che Zaragoza è una città con più di 1.300.000 abitanti. Quindi vi mostro per esempio in questi giorni cosa ho stato facendo. Ecco, quindi soltanto un esempio perché vi vedete, no? Come stiamo lavorando con tutte le misure di sicurezza. E ho fatto questa presentazione che ho fatto per voi, no? In quel punto che Michele mi domandava. Vado a prendere. Okay. Quindi, la spettacolarizzazione della comunicazione durante la crisi del coronavirus in Spagna ha avuto luogo principalmente nei grandi gruppi di comunicazione, anche se in misura minore, perché il senso di responsabilità dell'informazione ha prevalso in una avalancia di fake news senza precedenti. Nei media locali o regionali dove io lavoro, non parlerei di spettacolarizzazione o di sensazionalismo. In questi canali governa la vocazione di servizio pubblico. E sono state mantenute le trasmissioni di termini giornali o programmi informativi come il mio, dove l'accento è stato posto su un approccio positivo e sociale, come vivono le persone, la avalancia di solidarietà che è avvenuta. La buona notizia ha avuto più spazio che mai, e questo è veramente straordinario. Vi vorrei mostrare un esempio, ma penso che non ho tanto tempo, quindi continuo. Allora, cosa è successo come nesso comune? C'è stata molta difficoltà per la delocalizzazione delle redazioni. Noi lavorando a casa propria, nei media e almeno nella TV, non eravamo nemmeno lontanamente preparati. Questo ha reso difficile il compito di controllare le informazioni, questo compito di controllo, ma ha dimostrato l'impegno con la vocazione e l'informazione dei giornalisti. Cosa è successo alla TV? Questi sono i dati di aprile. Consumi record di TV, 5 ore al dia, un'ora più l'anno scorso, il mesmo aprile l'anno scorso. Questo, vedete, è la TV pubblica, quella arancio, e l'altra, la privata. Si vede più la privata che dalla pubblica. E la TV di pago è in crescita, ma rimane ancora la TV aperta. Qual è stato il minuto d'oro? Il programma Sopravvissuti, Telebasura. Ecco, continuiamo. Nuovo record mensile storico di consumo televisivo, lineale anche differito. Il più consumato sono i programmi sensazionalisti. Sopravvissuti è un quiz show stile Grande Fratello, ma su un'isola, con fino a 4 milioni di telespettatori al giorno. Oppure la opera sentimentale di un avvocato con due donne,
una delle quali giornalista delle Cuore, è stato il programma più seguito con un 20% di share e più di 3 milioni di spettatori. Una foglia che ci parla del grande consumo di TV, ma quale modello di TV in questa crisi? Anche qui nel YouTube c'è un esempio di sensazionalismo, ma non voglio detenermi qui. Continuo. Questo è la TV regionale, il consumo di TV. Questo è Aragon, dove io abito, è la quarta TV autonomica regionale più vista dalla Spagna. E anche qui ci vede che l'informazione è stata molto richiesta anche. Antena 3, su un canale privato con tendenza a spettacolarizzare, è stato il più visto dalle spagnole, seguito da 3.5 e TV, il canale pubblico. Le emittenti televisive regionali, con i loro notiziari, hanno livelli di audienze simili. Non è cambiato tanto. Vi volevo dirvi, volevo fare un approccio a questo punto, sul controllo dell'informazione del governo. Il governo ha cercato di esercitare un controllo totale sull'informazione in un unico discorso durante lo stato di allarme. Non solo sono stati centralizzati i poteri per gestire l'emergenza, ma sono stati fatti anche dei tentativi nel campo della comunicazione. In questi oltre 50 giorni di quarantena c'è stata una continua apertura dei telegiornali con conferenze e stampa in tempo reale del presidente del governo, del suo portavoce o del ministro della salute. Il lavoro di molti giornalisti in questo work at home per preparare queste informative salta in aria affinché il governo possa pronunciare in prima serata il suo discorso. Ciò ha impedito anche il lavoro di analisi e di filtraggio e l'organizzazione dell'informazione più importante per il pubblico che fanno i giornalisti, e di conseguenza ha causato più confusione che chiarezza. Falso tentativo di trasparenza. Durante il primo mese dello stato di allarme, nelle conferenze stampa, i giornalisti non hanno potuto fare direttamente le domande. Sono stati scelti dal direttore della comunicazione del governo. Un altro evento senza precedenti che è molto vicino alla censura. Nonostante le critiche, la cosa è stata così per un mese, con la scusa delle difficoltà tecniche. Una vera assurdità, mi sembra. E per un mese non c'è stata alcuna sessione di controllo per il governo nel Congresso dei Deputati. Il primo è stato il 15 aprile. Come conclusione, c'è stato un maggiore senso di responsabilità e di servizio giornalistico. Un parentesi nella dinamica sensazionalista che cresce ogni giorno. Questo ci fa capire che è possibile essere più obiettivi. E anche che si può dare più spazio alle buone notizie nei telegiornali e programmi. Allora, non so se ho ancora tempo, Michele, per mostrarvi un esempio di questa normalizzazione, o no? Purtroppo dobbiamo chiudere. Questo volevo dirvi. Grazie. Grazie però moltissimo di questa tua sintesi, in questa ultima slide, in particolare mi sembra sia stata esplicativa di una tendenza che malgrado tutto si sta facendo strada in questa emergenza, in cui abbiamo un contatto con la realtà diversa dal solito e con la verità, che è dolorosa e che ci mette di fronte, come succede durante le guerre di solito, ma ci mette di fronte alla cruda realtà e non alla fiction alla quale purtroppo siamo molto abituati, o le immaginazioni che ci facciamo di realtà che non esistono. Grazie, passerei la parola a Fabio Colagrande, giornalista della Radio Vaticana, un osservatorio privilegiato in questo tempo di coronavirus, anche perché dalle sue parti c'è forse la persona che mediaticamente ha più successo in questo periodo, con le sue celebrazioni, con le sue parole,
Spesso ci rivolgiamo a Papa Francesco come a qualcuno che possa dirci qualcosa di profondo, qualcosa che nutra il bisogno di verità che abbiamo nel nostro cuore. A te, Fabio. Allora, tanto buonasera a tutti. Sì, io lavoro alla Radio Vaticana da più di 20 anni e in occasione di questa pandemia abbiamo ovviamente rivoluzionato il nostro palinsesto creando una trasmissione che va in onda due volte al giorno, in prima linea, vivere con la fede al tempo del coronavirus. E come molti colleghi giornalisti, nei 2 mesi di lockdown sono stato costretto però a svolgere il mio lavoro esclusivamente in redazione o a casa. Ho dovuto cancellare ogni incontro vero e proprio a quattro occhi, ogni intervista, tutti i momenti di incontro, di interviste fatte in presenza con gli interlocutori e ovviamente anche tutte le trasferte. Noi qui a Roma abbiamo la possibilità di fare trasferte anche in città, perché è una città enorme in cui le realtà sono sempre nuove, in cui possiamo scoprire davvero un piccolo mondo. Lavorando in radio e conducendo trasmissioni di approfondimento, quelli che si chiamano i talk show, in diretta, la situazione causata dalla pandemia paradossalmente ha avuto per noi anche dei vantaggi. Sembra brutto dirlo, ma è così. La maggior parte delle persone infatti si trovavano a casa e ciò facilitava la ricerca di ospiti, di collegamenti in diretta e aumentava anche gli ascoltatori, perché la situazione in attesa di emergenza, il fatto che migliaia di persone fossero in pericolo di vita, ha aumentato ovviamente l'interesse dei nostri ascoltatori, degli ascoltatori della Radio Vaticana, che, come diceva Michele, vedevano e vedono, soprattutto dall'inizio della pandemia, in Papa Francesco una figura, punto di riferimento, non solo religioso, in un momento di caos informativo. Abbiamo potuto, anche attraverso i social, intercettare un bisogno di un'informazione diversa, costruttiva, capace di creare comunità, di dare speranza, una alternativa alla comunicazione, e qui parlo specificatamente dell'Italia, a un'informazione giornalistica spesso freddamente statistica, elenco dei contagiati, elenco dei decessi, oppure allarmistica, sensazionalistica, confusa, che ha caratterizzato queste settimane di pandemia. Qualcuno ci diceva: vi ascoltiamo perché da voi c'è una lettura positiva, costruttiva, aperta al futuro. Mentre però molti professionisti come i medici, gli operatori sanitari, gli addetti ai supermercati, alle pulizie, gli impiegati delle aziende che fanno consegne a domicilio, ma anche i volontari delle organizzazioni caritative e gli stessi sacerdoti erano durante i 2 mesi di lockdown costretti a muoversi per la città, noi giornalisti abbiamo dovuto limitarci a muoverci sul web alla ricerca di notizie, testimonianze da raccontare. Cosa che, va precisato, facciamo anche normalmente, perché siamo costretti anche dalle situazioni di lavoro. Se ci siamo riusciti però a fare il nostro lavoro bene, questo me ne sono accorto, è perché avevamo un capitale umano di conoscenze dirette, costruito in decenni di lavoro, su cui fare affidamento, altrimenti credo sarebbe stato impossibile. Quindi lavorare 2 mesi chiusi in casa è possibile se tu hai una rete di conoscenze, di amicizie. Inoltre questa clausura giornalistica ci ha sicuramente permesso di tornare a leggere di più, ci ha permesso di riflettere, cosa che facciamo poco, ma ci ha tolto la possibilità di guardare negli occhi i nostri interlocutori, di vedere i luoghi di cui parliamo, di raccontare ciò che avevamo visto direttamente.
Si tratta quindi, io credo, di una situazione alla lunga insostenibile per un reporter. Prendendone atto, quindi dicendo ok, è così, non si può andare avanti troppo in questa situazione, dobbiamo ammettere che la nostra professione, quella dei giornalisti, per motivi storici che poi si sono acuiti con la crisi economica del 2008, si era già da tempo ridotta soprattutto a un lavoro di desk, come si dice tecnicamente, quindi stare al tavolo e lavorare al computer. Per tagliare i costi delle trasferte e in generale gli stipendi dei redattori, molte testate giornalistiche avevano iniziato a investire solo sullo sviluppo del web, sulla ricerca delle notizie in rete o addirittura sfruttando il cosiddetto city journalism. Una deriva che ha indubbiamente il suo fascino, ma a mio parere, e mi sento vecchio mentre lo dico, ha condotto a un giornalismo veloce, superficiale, spesso fatto di copia e incolla, privo di un retroterra di vita, di cultura. Un giornalismo piatto, a cui manca la profondità dell'ascolto, della capacità di osservare e studiare la realtà prima di raccontarla. Aggiungo, perché è stato detto prima di me, che il lavoro in remoto sicuramente poi impedisce quel modo di fare il giornalista confrontandoti di più con i colleghi, quella vita redazionale che è sicuramente proficua. Quindi, concludendo, io credo che non possiamo attribuire a questi due mesi di lockdown, a questa pandemia, delle colpe che non sono sue. Quindi non è colpa solo della pandemia se spesso lavoriamo senza verificare direttamente i fatti, senza incontrare le persone, senza vedere i luoghi. Tra parentesi, noi in radio avevamo creato da pochi mesi una rubrica che si chiamava Radio Exit, proprio perché sentivamo il bisogno di uscire di più dalla redazione e avevamo scoperto a Roma tantissime realtà interessanti dal punto di vista della povertà, ma anche della lotta alla povertà, al disagio, all'emarginazione, lavoro con i migranti, lavoro con le persone disabili, c'è tantissimo da raccontare di positivo, ma bisogna andarci. E certo, possiamo sperare che questa emergenza umanitaria e sanitaria, in questo momento di crisi, possa costituire anche dal punto di vista della professione giornalistica un'occasione di ripensamento, un'occasione per nuove scelte. Spesso si è detto in queste settimane che la parola crisi, nella sua etimologia, chiama proprio alla scelta, a scegliere qualcosa di nuovo. Quindi sarebbe bello auspicare, visto che le cose non accadano da sole, che prendiamo atto di quanto accaduto in questi due mesi per costruire un futuro di un giornalismo che sia più fatto di verifica diretta e non di raccontare quello che leggiamo sul web. Tutto ciò chiudo con una parentesi, con una doverosa parentesi religiosa. Tutto ciò dovrebbe riguardare in particolare la comunicazione cristiana, che sulla scia di un magistero che predica ormai dal 2013 una chiesa in uscita, una chiesa basata sul dialogo, sull'ascolto, dovrebbe essere la prima comunicazione a imprimere una rivoluzione nella direzione di un giornalismo capace di ingenerare fiducia e speranza, non ingenuo, ma capace di dare una lettura aperta al futuro dei fatti, di creare comunità, di contribuire alla ricerca della verità, respingendo questa logica delle fake news a chiappa clic, ma respingendo anche la logica manichea tipica dei social, della sterile contrapposizione, o stai a destra o stai a sinistra, o sei un vigliacco, no? Si dice,
non c'è possibilità di dialogo su Facebook, o ti schieri da una parte o dall'altra, se hai una posizione terza sei subito visto come un opportunista. Ecco, a me piace un giornalismo che invece sa far vedere anche le posizioni che sono alternative a questa bipolarità così forzosa. E tutto ciò, quindi, sperando che questi 2 mesi di lockdown siano serviti anche a noi professionisti dell'informazione, come si diceva giustamente all'inizio, per ricentrare un po' gli obiettivi della nostra vocazione. Fabio, grazie. Una risposta al volo di 30 secondi. Quique Figueroa dell'Argentina dice la radio è più complice in un giornalismo di verità e fraternità, la televisione invece lo è meno e cerca più il negativo. Cosa ne pensi? Uno dei miei maestri in Radio Vaticana mi diceva che se tu dici la cosa più intelligente del mondo in televisione, mai una macchia sulla cravatta, gli spettatori guarderanno la macchia della tua cravatta e non ascolteranno quello che stai dicendo. Io non so se ho la cravatta macchiata oggi, ma sicuramente questo è vero. In radio si sente non solo il pensiero di una persona, ma anche la convinzione e la coscienza di chi sta parlando, perché tutte queste cose trapelano dal tono di voce e non c'è altra distrazione, quella dell'immagine, che faccia deconcentrare o faccia deviare l'attenzione. Quindi questo è verissimo. Grazie Fabio. Scusate, passiamo rapidamente, facciamo un salto enorme, andiamo nelle Filippine. Romé Vital è presente ancora, ha resistito fino all'una e 19 minuti. Romè, c'è ancora? Sì. Sì, sono caro Romè, allora ti ringraziamo di essere presente qui, direttore della rivista locale New City, ha voluto esserci nonostante tutto. Puoi dirci qualcosa su come sono cambiate le narrative del coronavirus, secondo te? Come abbiamo evoluto come giornalisti o involuti o come ci siamo involuti nel raccontare questo coronavirus? Tu parlerai in inglese, se non sbaglio, Stefania Tanesini ti traduce. Vi mando un saluto caloroso da questa parte del mondo, se vedete, le Filippine. I was saying that I greet you from this portion of the world, which is Manila, the Philippines. Un saluto da questo angolo di mondo, da Manila, nelle Filippine. I was tasked to present to you this short talk on have the narrative changed in this time of coronavirus. Mi è stato affidato il compito di presentarvi questo breve discorso e come sono cambiate le narrazioni in questo periodo rispetto al coronavirus. First of all, I would like to say that this short talk shall be limited to presenting some ideas how things are handled in this part of the world, in the ASEAN region. Prima di tutto vorrei dire che questo breve discorso si limita a presentare alcune idee su come vengono gestite le cose in questa parte del mondo, nella regione asiatica. So you will understand that it will have a big gap, that of the Western perspective. Capirete che ci sarà quindi un grande gap, un divario, che è quello della prospettiva occidentale. And since I am an Asian Filipino, I cannot but bring into light the current situation we are in here in the Philippines with regards to information dissemination. E siccome sono un filippino, sono un asiatico filippino, non posso che portare alla luce la situazione in cui ci troviamo qui nelle Filippine per quanto riguarda la diffusione delle informazioni. Generally, Asians are seen as people with an attitude of submission. In generale, noi asiatici veniamo visti come persone con un atteggiamento di sottomissione. It is intrinsic in us to bow before the elderly.
è intrinseco nel nostro comportamento inginocchiarci, inchinarci davanti agli anziani. There is an inner drive in us as people of Asia to submit ourselves to anyone who speaks in behalf of those who occupy a high stature, including those in the government. In noi, come popolo asiatico, c'è una spinta interiore a sottometterci a chiunque parli a nome di coloro che occupano un posto elevato, compresi quelli governativi. Therefore, it is innate in us to follow. Quindi è innato per noi seguire. But we are also capable of questioning and breaking away when we see and perceive an imminent abuse and danger. E però siamo anche capaci di avviare discussioni o anche di allontanarci quando vediamo o percepiamo un abuso, un pericolo imminente. But this comes later. Ma questo viene dopo. We tend to submit and then we question. Prima tendiamo a sottometterci e poi ci interroghiamo. So you can intuit in what I said that this character is seen even in the manner of informing a whole population. Potrete intuire da quello che ho detto che questa caratteristica influenza anche il modo di informare un'intera popolazione. The heads of states in this part of the world have this tendency of managing information and very often controlling it so as to contain any eventual uprising of the population. I capi di Stato di questa parte del mondo hanno questa tendenza, cioè gestire l'informazione, molto spesso controllarla in modo da contenere eventuali rivolte della popolazione. And very often it is for one sole purpose. E molto spesso tutto questo per un unico scopo. Not to allow chaos to reign in the country and to maintain order. Non permettere al caos di regnare sul paese e mantenere quindi l'ordine. This is most evident, especially during the times of crisis. Questo in modo particolare è evidente in periodi di crisi come quello attuale. In this context, I would like to mention that this is how information is managed in this time of pandemic. Da questo contesto vorrei ricordare che è così che si gestisce l'informazione in questo periodo di pandemia del coronavirus. We have not been able to identify the true state of our individual nation with regards to the range of infection caused by the pandemic and its unthinkable effects in the millions of lives. E quindi non abbiamo potuto individuare la situazione, capire bene la situazione reale del nostro paese per quanto riguarda la gamma di infezioni causate dalla pandemia e i suoi effetti impensati, sconosciuti in milioni di vite umane. But behind this seemingly calm situation and in the lack of dissemination of holistic information, we see a wave of intense thirst from the part of the people resorting to other sources of information in order to fill what is missing from the expected sources. Ma dietro questa situazione di calma apparente in mancanza della diffusione di informazioni globali olistiche, vediamo che c'è una sete forte da parte della gente che ricorre ad altre fonti di informazione per colmare il vuoto lasciato dalle fonti istituzionali. As a result of this, we see communicators from various media groups take heroic steps in order to bring a different voice, sometimes unfamiliar with the people and very often considered offensive to the authorities. Come risultato di tutto questo, vediamo i comunicatori di vari gruppi mediatici fare passi eroici per portare una voce diversa, a volte poco conosciuta dalla gente e molto spesso considerata offensiva dalle autorità. I mention here, just in passing, one of these independent media networks who uses mainly the digital format and have been able to make a great impact to those who seek alternative information.
Cito qui solo di sfuggita uno di questi network indipendenti che utilizza principalmente il formato digitale, che ha saputo dare un grande impulso, un contributo a chi cerca informazioni alternative. Recently, in one of their reports, they wrote. E recentemente in uno dei loro servizi hanno scritto. States must ensure that human security and social justice are at the heart of their response and that emergency powers are not abused for narrow political gains. Gli stati devono garantire che la sicurezza umana e la giustizia sociale siano al centro della loro risposta e che non vengano abusati i poteri durante lo stato d'emergenza in favore di guadagni esclusivamente politici. This phrase alone can already understand, you can already understand the scenario we are in and that of the world of information. Solo da questa frase potrete capire il tipo di scenario in cui ci troviamo e quello del mondo dell'informazione. Let me raise the uproar of the millions of Filipino people after the government has decided to stop the transmission of the biggest television network in the country just some days ago for the reason of no franchise, no operation. Se posso permettermi, vorrei sollevare, farvi notare il clamore dei milioni di filippini dopo che il governo ha deciso di interrompere la trasmissione della più grande rete televisiva del paese, citandone come motivo no franchise, no operation, no franchise, non nessun funzionamento. And in this way to impose, because this is the action of the government, to impose silence and control the information. Perché sappiamo che questo è il modo per imporre il silenzio e per controllare l'informazione. As of today, there is a continuous online debate and digital rallies calling the authorities to restore transmission. E a partire da oggi c'è un continuo dibattito online, manifestazioni digitali che richiamano le autorità a ripristinare la trasmissione. I would like to end citing a famous line which until now there is no certainty who actually said it. Vorrei concludere citando una frase famosa che fino ad oggi non si sa chi l'abbia pronunciata. But in this part of the world it is insisted that it comes from Confucius. In questa parte del mondo si insiste sul fatto che l'attribuiamo a Confucio. It is said, it is far better to light the candle than to curse the darkness. È molto meglio accendere una candela che maledire l'oscurità. There are little candles lit all over. Ci sono piccole candele che illuminano un po' ovunque. Leading countless people in this portion of the world. Che guidano innumerevoli persone in questo pezzo di mondo. Paving the way so as to arrive to the truth. Aprendo la strada per arrivare alla verità. The very core and aim of communication. Che è il nucleo e l'obiettivo stesso della comunicazione. Grazie. Thank you so much. Grazie infinite, Romé, Vital. Forse siamo un po' scombussolati, passiamo dall'Africa alle Filippine, all'America Latina, all'America del Nord, ma questo è il nostro mondo della comunicazione. Credo che ci arricchiamo reciprocamente con delle sfumature che sono certamente diverse e questo ringraziamo veramente i nostri coloro che hanno parlato, perché ci hanno aperto dei mondi che noi spesso, stando in un piccolo luogo, non riusciamo più a capire quanto essi siano grandi, quanto siano importanti e quanto abbiano da dire a tutta l'umanità. Allora passiamo in Argentina. Marita Sagardoyburu ha un nome difficile da pronunciare. Come si dice, Marita? Sagardoyburu. Ecco, l'ha detto lei. Allora a lei chiederei di spiegarci quale rapporto esiste oggi tra comunicazione pubblica, informazione privata e società civile, basandoti sulla tua lunga esperienza nella Radio Nazionale Argentina. Grazie, Marita. Bueno, acá estamos. Bueno, Marita Sagardoyburu es mi nombre, trabajo en Radio Nacional hace más de 25 años. Les voy a mostrar solamente Marita, un segundo.
Esta es Radio Nacional con todas sus 49 emisoras. Sono Marita, lavoro nella Radio Nazionale dell'Argentina da più di 25 anni. Soy productora periodística y coordinadora de aire. Faccio la produzione dei programmi giornalistici. Les comento algo de mi vida antes del COVID-19. Radio Nacional es la radio del Estado argentino y cubre todo el país. Vi racconto qualcosa del mio mondo e della emittente nazionale prima del COVID-19. La Radio Nacional es la radio pública del Estado argentino y arriba a todo el territorio. Debería ser independiente del poder político del momento, pero no siempre lo logra. Ha tenido momentos mejores y peores. Sebbene dovrebbe essere indipendente dei poteri politici del momento, non sempre lo riesce a fare. Ha avuto dei momenti più belli e altri un po' meno. En nuestro país, los medios de comunicación tienden a estar en manos de los mismos grupos económicos, lo que genera que conflictos de intereses vinculados con lo político y una grieta que atraviesa toda nuestra sociedad. Nel nostro paese i mezzi di comunicazione tendono ad essere in mano degli stessi gruppi economici, politici. Questo genera dei conflitti che hanno a che vedere giusto con l'interesse politico. Questo anche, e a questo si aggiunge uno spacco che è presente in tutta la nostra società argentina. En particular, yo intento mantener mis convicciones reafirmando mi libertad de conciencia y de acción. Y con los años uno aprende que hay un margen en el cual uno puede moverse. Yo cerco de mantenerme fedele a las mis convicciones riguardo a la libertad de conciencia y de agir. Y con los años se impara que siempre c'è un espacio donde uno se puede mover. No siempre es fácil mantener la independencia frente a los intereses de quienes conducen los espacios donde uno trabaja, del poder político, de los medios, pero es necesario planteárnoslo y llevarlo a cabo. No es siempre fácil mantenerse vinculado de estos intereses, sobre todo de quelli que portan avanti gli spazi donde uno lavora en el gobierno, ma es necesario. Metterselo in testa, diciamo, e portarlo avanti. Y después de este diálogo con uno mismo, ver cómo hacer para ayudar a los otros a ampliar el margen. E poi, dopo questo dialogo con se stessi, vedere come si può aiutare agli altri per portare e arrivare a quelli che sono in questo spazio attorno a noi. Como ustedes saben, los programas de radio son equipos, y en los proyectos que estuve, algunos fueron más consensuados y otros menos. Como ven, voi sapete, i programmi della radio sono fatti da equips. Nei progetti, alcuni sono stati più consensuati che altri, e altri meno. La pandemia y con ella los cambios de programación. È arrivata la pandemia e allora ci sono stati cambiamenti nella programmazione. Y ahora estoy haciendo una experiencia inédita. Al conductor de programa lo vi Adesso sto facendo una experiencia inédita. Al productor del programa, al moderatore, lo he visto soltanto 2 giorni físicamente. Y a la mayoría de los columnistas los conozco por foto. Alle altri che facevano degli interventi specifici nel programma, li ho visto solo per foto. Todo lo demás se acordó por teléfono, por WhatsApp, y esto es un desafío. Es un camino que vamos llevando adelante con luces y sombras. Allora, tutto permetteci de acuerdo, habíamos portato avanti tutto con el cellulare, en el gruppo di WhatsApp, e questo per me è stato una sfida. È un cammino che portiamo avanti assieme, ma che ha le sue luci e le sue ombre. Siempre me propuse de la producción ampliar la mirada y siempre, y este siempre subrayado, priorizando al oyente. En este tiempo se reforzó esa prioridad. Siempre me sono proposta, nella produzione, ampliare lo sguardo,
E questo sempre lo sottolineo, priorizzando sempre l'ascoltatore. In questi tempi ho rinforzato questa priorità. Hay información muy sensible y como medio tratamos de que sea la información con la mayor calidad posible, a diferencia de otros medios que priorizan la espectacularización de la noticia. Oggi la informazione è molto sensibile e per questo come mezzo lavoriamo perché sia della migliore qualità possibile e a differenza di altri emittenti che priorizzano la espectacularizzazione. Ay, no me sale. Hacer la noticia espectacular. Sí, una información más espectacular, diciamo. Hay un aspecto que también intentamos cubrir, que es la otra cara de la pandemia. C'è un altro aspetto que cerchiamo anche di coprire, que es l'altra faccia di questa pandemia. Notas que preparamos con consejos para las personas de la tercera edad, para niños, cuestiones que tienen que ver con la educación. E lo facciamo con delle note che prepariamo con dei consigli per le persone della terza età, per i bambini. También, aun si es difícil, le damos espacio a las denuncias de lo que el gobierno no llega a hacer, como en algunos casos la asistencia a los barrios más pobres. E anche arriviamo a dare quelle notizie che il governo non arriva a dare a tutta la popolazione. En un primer momento hubo una especie de nos salvamos todos o no se salva ninguno. En un primer momento c'è stato così come dire ci salviamo insieme o qui non si salva nessuno. Esto tanto desde los gobiernos como desde los medios de comunicación. Tanto da parte del gobierno como de los medios de comunicación. Parecía que las grietas que hablábamos al comienzo se habían cerrado. Sembrava che lo spacco del quale abbiamo parlato prima si erano spariti, già non c'erano più. Nos emocionábamos con fotos de distintos gobernantes, de distintos países, llevando a cabo adelante las políticas públicas. Ci siamo emozionati nel vedere dei governanti di portare avanti le misure di sicurezza, anche se di partiti diversi, le portavano avanti insieme. Ahora que ya pasaron muchos días y los casos no están aumentando tanto, de alguna manera, algunos medios poderosos empezaban a cuestionar las medidas del gobierno. Anche adesso que son pasati dei giorni, così i casi di COVID non sono stati in aumento, ma grazie a Dio, ma alcuni altri mezzi hanno incominciato a questionare le misure di sicurezza dell'isolamento. Chiederei alla regia di chiudere il microfono che fa rumore. Por favor. Gracias. En este caso, nosotros en nuestro programa seguimos insistiendo con la importancia de cuidar a la persona en su conjunto. En el nuestro caso, en el nuestro programa radiale, metemos el énfasis en la importancia de avere cura de la persona en su insieme. ¿Qué me pasa a mí en particular? ¿Cosa me sucede a mí? Por una resolución de los medios públicos, fui de las primeras empleadas que deberían quedarse en su casa. Per una resolución de los medios públicos, sono stata una de las primeras personas que doveva lavorar da casa. Eso hizo que perdiera el contacto físico con todos mis compañeros. Esto me ha portado a perder el contacto físico con todos mis compañeros. Trabajamos por WhatsApp y esto enfría la relación. Lavoriamo per WhatsApp e questo raffredda il rapporto. Si riformulò tutta la programmazione. Si è riformulata tutta la programmazione. Entonces, productores y periodistas tuvimos que ampliar la producción de nuestros contenidos para hacerlos adecuados a la nueva realidad. Allora, tutti quanti abbiamo dovuto cambiare i nostri contenuti perché fossero più accordi con la realtà che vivevamo. También ampliare il corazón a los nuevos equipos que no eran los originales. E anche ampliare il cuore per ricevere altre persone che non formavano parte dell'equipe all'inizio. El horario del trabajo dejó de ser fijo y es todo el día, pero más intermitente.
l'orario di lavoro è diventato molto, molte ore di più e anche intermittente. Creo que aún nos falta para el pico de pandemia de este lado del mundo y creo que esta reflexión que estamos llevando a cabo nos puede ser muy útil. Gracias. Credo che noi, ancora a noi, ci manca arrivare alla quota alta di COVID, ma questa riflessione che facciamo insieme può servirci a tutti quanti. Grazie Marita, grazie infinite anche di aver accorciato la tua presentazione. In questo momento stavo sentendo, prima avete visto che forse stavo sentendo, Emanuele Badibanga, il nostro amico della RTGA, della Repubblica Democratica del Congo, non è collegato semplicemente perché c'è stata una pioggia torrenziale su Kinshasa e quindi non ha potuto se non per 2 o 3 minuti rimanere connesso, ma poi così. Allora ci ha mandato comunque un audio che ve lo riassumo. Diceva le condizioni gravi in cui vivono. Kinshasa, per chi la conosce, è una delle città più caotiche del mondo, 16 milioni di abitanti. Insomma, lui dice i giornalisti vivono in condizioni in questo momento estremamente precarie. C'hanno ore di trasporti per arrivare al lavoro sono in pochissimi perché devono comunque mantenere queste distanziazioni sociali. Hanno un desiderio comunque, sentono di essere un servizio pubblico, anche se sono privati, però i media, diceva lì, hanno il desiderio e hanno il sentimento di dover formare oltre che a informare e servire il loro paese. Certamente hanno poco coronavirus apparentemente, ma bisogna rendersi conto, diceva, che in Africa la situazione è estremamente complessa, nel senso che anche se poco, se esplode, succedono, non ci sono le strutture, le infrastrutture sanitarie che noi abbiamo qui da noi in Europa o nel nord degli Stati Uniti o in America Latina. Ci sono delle situazioni estremamente complesse per cui una pandemia, una epidemia che all'inizio era controllata può esplodere in pochissimi minuti. Noi vediamo la difficoltà che abbiamo a contenerla in certe città come Milano o Manaus in Brasile o in lo stesso New York, vediamo che sono città che hanno delle strutture sanitarie, ebbene lì devono far fronte a tutto questo. Però, diceva Emanuele, noi ci sentiamo profondamente, profondamente interessati, profondamente desiderosi di poter contribuire ad un progresso della vita sociale nel nostro paese nel momento in cui siamo un paese in gravi difficoltà, non solo economiche ma anche politiche. Così ringraziamo molto Emanuele che non ha potuto partecipare direttamente ma ne siamo vicini. Allora, i tempi sono andati rapidissimi, avete visto, qualche domanda. Chiederei da parte di Maria Bencivenni a Riccardo Barlaam una riflessione sulla metafora della guerra che è stata usata nel linguaggio giornalistico per narrare questa pandemia. Non so se è ancora lì, se c'è ancora, Riccardo. Ci sono? Benissimo, vai. Beh, la metafora della guerra, io vi dico che noi giornalisti, come ha ricordato qualcuno, da un paio di mesi viviamo questa specie di monachesimo per l'informazione, perché siamo totalmente, almeno io e tante persone che facciamo questo lavoro, dalla mattina alla sera, ma anche la notte, stando adesso qui in Italia e parlando degli Stati Uniti, collegati a quello che succede e cercare di raccontarlo. Quindi, in un certo senso, la metafora della guerra, certo, non ci sono degli scontri a fuoco, però è un momento in cui tanta gente muore. Ricordavi la storia di New York, dove è la città dove vivono 9 milioni di persone, in un posto, se vuoi, dove c'è una densità abitativa come nessun posto al mondo, dove basta cambiare isolato e ti sembra di passare da Manila a Mosca, a Kinshasa appunto, a Calcutta, a Palermo, ecco, così è New York.
e in questo momento è il centro della pandemia mondiale. Io ho parlato con delle persone che c'è una nostra famiglia, lei lavora, lui fa l'insegnante in una scuola media del Bronx, quelle afroamericane a grande rischio, e lei invece in un ospedale dei veterani, l'ospedale degli anziani del Bronx, dove mi raccontava su 20 posti letto della terapia intensiva ogni giorno muoiono 2-3 persone da un po' di settimane, e ogni volta che 2-3 persone ogni giorno vanno via entrano altri che sono in attesa nel pronto soccorso. Quindi la realtà, se vogliamo, la parola guerra è un po' abusata, però quello che sta succedendo è un momento veramente drammatico per l'umanità, e noi che stiamo un pochino in prima fila nell'informazione, a volte vi confesso non è neanche facile, perché ogni giorno tu devi dire i morti siamo arrivati a questo numero, i malati siamo, e qui in America siamo 77.000 morti, 1.300.000 contagiati, con il problema della, se vogliamo, io non voglio entrare in disquisizioni politiche, però la mancanza di chiarezza della comunicazione che c'è stata a livello federale, a livello del governo centrale, ha creato anche qui una specie di... il problema negli Stati Uniti è che questa cosa andrà avanti ancora per molto, perché le persone non attuano il distanziamento sociale. Adesso se tu usi la mascherina e proteggi te stesso e gli altri, oppure non la usi, se non la usi sei un patriota, sei un guerriero. Capite che non può funzionare in questo modo. E sono successe anche delle cose drammatiche. 3 giorni fa è successo a Flint, in Michigan, se ne parlava in un documentario qualche tempo fa, Michael Moore, questa città di 100.000 abitanti, dove simbolo dell'inquinamento, delle falde acquifere, gran parte della popolazione afroamericana, povera, in un dollar store, all'ingresso del dollar store c'era una guardia giurata di colore, 42 anni, 8 figli, a una mamma con una bambina di colore, ha detto: tua figlia non può entrare se non mette la mascherina. Questa donna si è arrabbiata, insomma è tornata a casa, il marito è tornato indietro, ha ucciso la guardia giurata. Questi sono gli Stati Uniti, quindi per dire che usare la parola guerra è un po' tanto, ma è un momento veramente di, come dire, di prima linea, di tutto crolla, ecco. Grazie Riccardo. A voi. Una domanda per Fabio Colagrande. Ci sei ancora, Fabio? Ecco, Perpetual dalla Nigeria chiede: ma come possiamo fare, un giovane giornalista chiede, ma come posso fare per dare un'informazione qualitativamente buona e non quantitativamente eccessiva? Domanda semplice, però. Sì, anche io mi rifugio sempre in una parola che ho scoperto negli anni essere fondamentale, che è quella dell'ascolto. Quindi ho imparato a limitare. Questo ovviamente non dipende solo da noi, dipende anche dal nostro editore, no? Dal nostro padrone. Però se possiamo diminuire la quantità di quello che scriviamo, di quello che dobbiamo dire in radio, e curare di più la qualità, dobbiamo anche aumentare l'ascolto, cioè mettersi in una condizione di sentire più voci il più possibile, e quindi poi di sapere, con la propria esperienza e la propria conoscenza, selezionarle, però ascoltare di più e darsi più tempo per approfondire le cose. E poi io dico sempre, da professionista della radio, io mi metto sempre nei panni di chi mi ascolta e cerco sempre di riascoltare quello che faccio e di essere un giudice molto spietato delle cose che faccio. E anche se a volte è faticoso, non cerco sempre di essere contento del mio lavoro. Se vedo che qualcosa non mi piace,
ci sto male, insomma, ecco. Quindi cercare di essere i primi critici di se stessi. E questo penso sia molto importante. Siamo un po' nevrotici come giornalisti, no? Però questa nevrosi ci aiuta anche a non cadere in fallo, penso. Grazie Fabio, grazie infinite. Dunque ci avviamo alla nostra fine del nostro webinar, però prima di terminare dobbiamo ricordare un amico, come diceva all'inizio Riccardo Barlam, Mark Ruse, un regista australiano che questa notte se n'è andato. Allora passerei la parola a Marco Aleotti, poi a Eric Hendrix e quindi a Stefania. Marco, ci sei? Eccolo. Eccomi qua, ciao a tutti. Non è facile per me ricordare Mark, oggi è proprio il giorno in cui è partito, come diciamo noi, nel senso che immaginiamo che abbia cambiato stanza, però è morto. Mark viveva a Melbourne, era un produttore indipendente, quindi... Quella con Mark, devo dire qualcosa di personale, abbiate pazienza, è un'amicizia che è durata 40 anni. Eravamo giovani insieme negli anni 70, quando abbiamo condiviso questo ideale che Chiara Lubich lanciavano i giovani di allora, che venivano anche da tante parti del mondo, e che aveva al centro una dimensione spirituale, personale, forte, ma anche una dimensione globale, planetaria. Chiara parlava, noi giovani di allora, della costruzione di un uomo mondo, di una fraternità universale, e questo è stato Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolari. Del Movimento dei Focolari, sì. E questo è stato uno dei suoi grandi, delle sue grandi passioni, dei grandi ideali di Mark, fino alla fine. L'altro è il cinema, che ci accomunava. Entrambi eravamo appassionati di cinema, e abbiamo fatto lui del cinema, della produzione di film, il suo lavoro, io della televisione, il mio, del regista. E abbiamo anche cercato di portare all'interno di questi ambiti professionali questi contenuti forti che avevamo sperimentato, che avevamo vissuto. Con Mark abbiamo vissuto insieme la nascita di NetOne, magari ne parleremo, ne parlerà qualcuno, abbiamo viaggiato per il mondo, ho fatto tanti incontri, tante occasioni di stare insieme. Lui viveva a Melbourne, upside down, diciamo un po', però viaggiava per il mondo, era veramente un cittadino del mondo. E ci siamo scambiati naturalmente le nostre esperienze professionali. Lui come produttore indipendente viveva dei momenti di grande gioia, di grande felicità, quando naturalmente un film andava bene, un suo film prodotto magari vinceva un premio, eccetera, e momenti difficili quando le cose non andavano così bene, a volte anche momenti drammatici. E devo dire la verità che ha sempre affrontato questi momenti difficili con una grande leggerezza. Mi sono sempre chiesto come mai, forse perché a lui piaceva, lui produceva commedie, non lo so, ma non si è mai fatto abbattere nei momenti difficili della vita. E adesso parlo dei giornalisti in gran parte, quindi si dice che bisogna fare un giornalismo con la schiena diritta. Ecco, lui è stato un produttore con la schiena diritta, secondo me. Un produttore che non ha mai mollato sulle cose fondamentali. Parlo di etica, per esempio. Però con un approccio gentile, sempre attento a chi gli passava vicino in quel momento. E questo aspetto suo di non aver mai mollato è stato così fino alla fine. Ecco, quindi direi che Mark sarà con noi sempre, anche noi di NetOne, ecco, da quest'altra stanza, mai con noi. Grazie Marco. Marco è regista televisivo, è stato a lungo regista televisivo. Mentre passiamo la parola a Eric Hendrix, che invece è un produttore televisivo belga, mentre Marco è italiano. Potrei chiedere alla regia di trasmettere qualche immagine di Mark che abbiamo. Grazie. Grazie Michele. Come Marco ha detto, Marco era un produttore rinomato di
fiction film e TV in Australia, ma ha fatto tante serie di TV anche distribuite in molti altri paesi nel mondo, molto genere di serie, dramma, commedia ed altri. E dall'inizio dell'esperienza di NetOne, Mark era impegnato, molto impegnato. Aveva un passione per un mondo unito e voleva partecipare con i suoi film e serie a questo ideale per un mondo più unito. Mark era veramente un uomo del mondo. Conosceva e amava il mondo della comunicazione, del film, della TV. Era un uomo nel mondo, ma non del mondo. Un uomo con tanto umore, con tanto amore per ognuna persona che incontrava. E soprattutto, secondo me, un uomo di Dio. È vero, Michele, che ho perso oggi, insieme con voi, un grande amico, ma penso che lui è adesso ancora di più un avvocato per il nostro progetto di NetOne. È quello che volevo dirti, Michele. Grazie, grazie Eric, grazie infinite. Abbiamo perso un amico, ma è ancora amico nostro. Sì. Stefania. Ecco, io sono praticamente l'ultima arrivata in quella che è il piccolo corpo, la Commissione Internazionale di NetOne. E ho conosciuto Mark, nel senso che l'ho visto di persona 2 anni fa, lo conoscevo per fama. Ho sempre avuto l'impressione che in Mark fosse il come che contava, quindi è stato detto da Michele, da Eric e da Marco, era uno dei pionieri di NetOne, ne ha vissuto, direi, lo spirito ogni istante della sua vita. Ci siamo sentiti e visti l'ultima volta via Zoom con un gruppo di amici, tra cui appunto anche chi mi ha preceduto, chi ha parlato prima di me, e Mark una 20 giorni fa, è stata l'ultima volta che l'ho visto, era sereno, direi che forse era il più sereno di tutti noi, e ci siamo lasciati con l'impegno di sentirci, di condividere, di condividere vittorie, sfide, sì, Mark era una spugna in quell'occasione lì, è come se prendesse su di sé tutto quello che gli stavamo dicendo. Io ricordo in particolare una conversazione personale che ho avuto con lui circa 1 anno fa, penso che questa non la dimenticherò. Mi ricordo che gli raccontavo difficoltà, sfide che stavo vivendo sul lavoro, e lui, mi ricordo che con quella sua risata e quella leggerezza che Marco ha detto, prima ha detto, dice Stefania, non ti scoraggiare mai, we are crazy people, intendendo le persone che lavorano in questi ambiti della comunicazione. But we need to feel like part of a family. Ma abbiamo bisogno di sentirci parte di una famiglia. Mi ha detto qualcosa del tipo, perché tutto parte da lì, perché la nostra vita, il nostro lavoro parte tutto da questa famiglia, da cui portiamo poi nelle nostre professioni quella parola che ci ha cambiato la vita. Te la ricordi, vero? Mi ha detto, dico sì, la parola è unità, è fraternità. Ecco, dice, è questo che conta, portarla e metterla nel nostro lavoro. Io questa mattina, quando ho saputo questa notizia, mi sono ricordata di questa consegna che mi ha dato e che sono felice di condividere con tutti voi, con tutti quelli che ci stanno seguendo, per cui mi viene proprio da dire andiamo avanti con Mark, perché Mark resta fra noi. Grazie Michele. Grazie Stefania. Le tue parole sono un po' la conclusione di questo webinar. Abbiamo sforato solamente di 33 minuti, sforeremo di 35. Vi ringrazio della vostra pazienza, ringrazio tutti coloro che hanno parlato della loro generosità nel partecipare a questo incontro e soprattutto di quello che ci hanno detto. Credo che abbiamo visto che nel mondo della comunicazione c'è una gran quantità di belle persone. Io credo che una delle cose più care che dobbiamo tenere e più belle che ho tirato fuori da NetOne è proprio questa:
belle persone, persone che hanno un perché nella vita, che può essere un perché religioso, ma anche può essere un perché professionale. Dare la vita per la propria professione, per seguire la verità, come diceva il Papa, cercare la verità tutti i giorni. È un'impresa non poco, da non poco conto, è veramente da crazy, da persone matte fare un lavoro del genere. E poi, adesso dopo questa crisi del coronavirus, in questa crisi del coronavirus, in cui tutto sta cambiando e nello stesso tempo tutto può tornare come prima e anche peggio di prima, abbiamo una responsabilità, perché noi giornalisti siamo forse più di tutti, insieme ai politici, siamo coloro che possono creare coesione sociale. Se non lo facciamo noi, chi lo fa? Noi abbiamo la possibilità di parlare. Facciamo un articoletto, ci leggono 200.000, 300.000 persone. Qualcuno dei milioni di persone ascoltano quello che diciamo. Abbiamo una capacità di influenzare l'opinione pubblica e il cuore della gente come e più dei politici. Quindi abbiamo una grande responsabilità. Noi come Netuan, come Sofia, cerchiamo di fare la nostra parte. Certamente possiamo rinforzarci. E in questo possiamo farlo solo se rimaniamo in una certa coesione, in un certo rapporto tra di noi. Da soli è difficile riuscire a sfondare in un mondo che è estremamente complesso, delicato, a volte cattivo. Quindi vi invito a ritrovarci il 30 maggio per parlare delle narrative della morte, del dolore, e poi il 20 giugno, quando parleremo invece del mondo digitale, degli aspetti vari preoccupanti o meravigliosi del mondo digitale. Grazie a tutti, grazie della pazienza, vi ringraziamo tutti e rimaniamo in contatto e ringraziamo ancora una volta Conlet per la regia e Franco per il coordinamento, senza i quali non avremmo fatto questo appuntamento webinar. E grazie, coraggio, siamo tutti sulla stessa barca in questo momento, stiamo tutti remando, ma ce la faremo. Come dicono tanti, andiamo avanti e ce la faremo. Grazie a tutti, grazie anche a Daniela, di Sofia, all'Università. Grazie Michele. E buona serata a tutti.